festa del socio BCC Fano è festa vera, sentita, voluta, organizzata e vissuta dall'istituto e dai suoi dipendenti e soci fino in fondo, volutamente e fortemente, un momento non solo per festeggiare ma per condividere. Sì, condivisione, è questa la parola giusta per leggere questo evento di fine estate che ogni socio della banca sente suo. È la festa di chi dà fiducia alla banca e di chi la riceve. È il momento in cui tutti si sentono parte di un unico mondo. Ognuno fa la sua e cerca di farla al meglio. Vivere nella cooperazione, il bonus ai meritevoli a fine percorso scolastico e il bonus bebè, un piccolo seme per tanti giorni che danno speranza alla società. Sì, i giovani che sono un vero pallino per l'istituto, una semina per il futuro prossimo della banca. Ad oggi abbiamo sicuramente conseguito risultati importanti, sia dal lato della raccolta che degli impieghi. Dal lato della raccolta è vero, non abbiamo la crescita del risparmio a doppia cifra come qualche anno fa, ma d'altronde viviamo questo territorio e chiaramente anche piccoli segnali di ripresa sono importanti per dare un po' di fiducia. Chiaramente nell'epoca di tassi negativi è più importante la consulenza dei nostri collaboratori, la nostra consulenza che permette ai risparmiatori di individuare le migliori scelte di investimento. Stesso discorso per gli impieghi, è importante accompagnare nella progettualità e neanche in quelli che sono gli investimenti le imprese. Da questo punto di vista abbiamo promosso e abbiamo avuto ottimi risultati dalla campagna Investire Insieme, oltre che dai finanziamenti a favore dell'agricoltura e del settore turistico. Il momento è un momento di trapasso, di trasformazione, di accorpamento, ma la fiducia nella compagine societaria e nella solidità della banca non si disperderanno, né gli investimenti, né il rapporto delle parti saranno dispersi. È vero che il sistema bancario italiano è sotto pressione, quindi sembrerebbe quasi una cosa fuori luogo quello che facciamo, però è la realtà del credito cooperativo, la realtà che la riforma, quella già approvata, quello che ha modificato il testo unico bancario, queste cose le prevede, perché mantiene, diciamo, tutto l'aspetto mutualistico delle banche di credito cooperativo. Però questa riforma, il legislatore non è che si vede chiaramente, vuole ridurre il numero delle banche di credito cooperativo, però nello stesso momento afferma in modo chiaro che se una banca va bene non è sicuramente che ha l'obbligo di doversi fondere con qualcun altro.